Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi farò un recap particolare. Forse fino adesso non ho mai realizzato qualcosa ex novo, partendo dal tessuto, ma voglio farlo perché è un reshape, una trasformazione chiaramente da tessuto a spolverino, ma ci tenevo a presentarvelo perché davvero è facilissimo, potete farlo tutti e non richiede tanti passaggi di cucitura. Io ho preso una stoffa, mi piaceva pensare allo spolverino nella stagione primaverile, quindi qualcosa di leggero che magari sopra una t-shirt, sopra una canottiera potrebbe risolvere la vestizione, ma il tipo di modello si presta anche per uno spolverino invernale, fatto anche con un tessuto pesante può diventare un cappotto. La stoffa, come voi sapete, ha un'ampiezza di 1,40. Noi sfrutteremo l'ampiezza da cimosa a cimosa per realizzare lo spolverino. L'unico taglio che farò è quello che definisce la lunghezza dello spolverino stesso. Voglio esagerare, voglio farlo lungo e quindi taglierò a 1,20 m. Definita la lunghezza, realizzate un taglio che appunto definisce il pezzo di tessuto che servirà per realizzare lo spolverino. Ho scelto una stoffa che non richiede rifinitura volutamente perché anche tagliata può restare a vivo, però in base al tessuto che poi voi sceglierete non sto a spiegarvi le rifiniture, ormai orli, bordi, insomma li ho spiegati più volte, quindi sapete eventualmente come rifinire il vostro spolverino. Altro passaggio, bisogna realizzare il passaggio delle braccia e al momento noi abbiamo un rettangolo che è l'epilogo da cimosa a cimosa, quindi abbiamo un'apertura di 1,40 ma in molti casi può essere anche di più, e la nostra lunghezza che ho scelto di tagliarla a 1,20. Devo prendere una misura che va da spalla a spalla, da braccio a braccio. Non esagerate, cioè se realmente la vostra misura da spalla a spalla, come nel mio caso, quindi da osso a osso, non so come dirvi per darvi dei riferimenti, è 34, dovete mantenere fissa questa misura. Ripiego il mio capo a metà. Il 34 che dicevo prima, quindi da spalla a spalla, piegato in due perché ho piegato in due il tessuto, diventa 17. Lo fisso sul tessuto. Io devo creare dei buchi, delle aperture per le braccia, ma nel contempo questo deve fare da collo, per cui scendete, spostatevi a definire questa misura un po'. Il po' lo potete decidere voi, nel senso la quantità la potete decidere voi, perché più giù andate più create un collo abbondante. Io stabilisco una misura tipo 35 che può essere un buon riferimento per tutte. Fisso la mia misura a 35. Riprendo il 37 da spalla a spalla, piegato in due parti, quindi diventa 17. Al punto che ho segnato come limite, diciamo, dove poi creare l'apertura delle braccia, realizzerò un taglio. Questo taglio, vi do un consiglio, io sto trattando adesso un tessuto di maglia,
per cui posso realmente fare una sorta di taglio dritto, ma se un tessuto non elasticizzato bisogna creare una sorta di ovale. Però intanto procedete in questa maniera: tagliate uno spazio di 20-25 cm, non oltre se avete a che fare con la maglina, e leggermente va arrotondato il taglio, perché qui, ripeto, andremo a incastrare la nostra manica. Fatto questo, parcheggiamo il nostro la parte dello spolverino e andiamo a ritagliare delle maniche. Per tagliare le maniche potete stabilire voi la vostra lunghezza. Io farò una manica a 3/4 perché ho detto prima, è un capo che voglio utilizzare in primavera, ma potete farla lunga, potete farla corta, potete anche non fare la manica e quindi lasciare lo spolverino così a mo' di gilet. Ma voglio mettere la manica perché mi dà anche più stabilità. Per tagliare la manica io vi dico sempre che è bene prendere un qualcosa che già avete a casa e ripetere lo stesso modello. Non vi sto adesso a spiegare la modellistica della manica perché sarebbe lungo il video e controproducente. Invece, appunto, prendete una manica, non so, di un maglione, di una camicia, anche perché in questo caso specifico non è una manica da giacca importante, quindi basta quasi quasi creare una sorta di tubo da infilare, appunto, dove noi possiamo infilare le nostre braccia. Io però vi do dei riferimenti. La manica chiaramente deve avere una sorta di curvatura, per cui smusseremo la parte alta un minimo. Poi vedete che tagliate su un campione, su qualcosa che già avete, vi rendete conto che la linea è quella. Fatta la prima manica, ritagliate anche la seconda. Sono avvantaggiata perché ho a che fare con un tessuto elasticizzato, quindi e vi consiglio di sceglierne uno così, perché il capo si presta meglio sia ad essere cucito ma anche ad essere indossato. Fatto questo, andremo adesso alla macchina da cucire per cucire le due maniche intanto e attaccarle alle aperture che ho creato sullo spolverino. Cucite le nostre maniche, le rigiriamo al dritto, prendete lo spolverino che abbiamo già preparato e la nostra manica deve essere cucita in questo buco. Chiaramente io vi consiglio sempre di spillarla in maniera tale che poi potete cucire in maniera tranquilla, perlomeno mettetevi dei riferimenti. Fate altrettanto per l'altra manica e cucite. Adesso vediamo l'effetto finale.
realizzare il nostro spolverino iniziamo decidendo le misure e dopo aver piegato la stoffa a metà procediamo al taglio. Passiamo poi a realizzare il passaggio delle braccia. Prendiamo quindi la misura da spalla a spalla. Riportiamo la misura sulla stoffa mettendo un segno. Tagliamo la fessura per la nostra manica con il tessuto sempre in doppio. Tagliamo la stoffa per le maniche. Alla macchina da cucire chiudiamo le maniche e per finire attacchiamo le maniche al nostro spolverino. E questo è il risultato finale. Il nostro video finisce qui, vi ricordo sempre di iscrivervi sul mio canale, cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta un video viene messo in rete e seguitemi sui social di Facebook, Instagram e TikTok. Prendete tutte le informazioni nella info box e ricordatevi sempre Reshape Your Style.